Federalissimo. Tasse uguali per tutti? È stato questo il tema sul quale relatori e pubblico si sono confrontati nel corso del Science Café sulla terrazza dell'Eurac. L'argomento, spesso trattato da una prospettiva quasi esclusivamente politica, è stato affrontato dal punto di vista tecnico, analizzando le implicazioni concrete della riforma sul federalismo fiscale. Michele Buonerva, segretario provinciale della CISL di Bolzano. Cosa cambierà concretamente con l'attuazione del federalismo fiscale per i cittadini? C'è sicuramente la possibilità di pagare meno imposte, perché per esempio l'addizionale IRPEF può essere addirittura azzerata e quindi si tratterebbe per esempio per una famiglia media di mantenere nelle proprie tasche circa 400 euro all'anno. In secondo luogo c'è la possibilità di utilizzare la leva fiscale per lo sviluppo del territorio, cosa che fino adesso non era possibile. Quindi non c'è il rischio che si paghino invece più tasse? Questo rischio ce le hanno concretamente le regioni a statuto ordinario, ma non la nostra, perché l'applicazione del federalismo fiscale per le province autonome di Trento e Bolzano avviene per via pattizia, quindi si contratta con il governo nazionale quanto questo può incidere sulla provincia e sul territorio. E per le imprese cosa potrebbe cambiare? Per le imprese sicuramente può essere introdotto un sistema che sviluppi meglio l'aggregazione di impresa. Il vero problema della provincia di Bolzano è avere una dimensione di impresa corrispondente a circa 3 dipendenti, quando la media nazionale è 5, che è comunque molto bassa rispetto all'Europa. Poter utilizzare la leva fiscale per stimolare l'aggregazione di impresa o la rete di impresa sicuramente può essere uno strumento importante per migliorare l'export. Eros Magnago, direttore della ripartizione finanze della provincia autonoma di Bolzano. Durante il Science Café lei ha parlato della tassa sulla ricerca e raccolta di tartufi che ha introdotto la regione Veneto per un certo periodo. Come mai ha fatto questo esempio? A che proposito? Sostanzialmente per dire quanto anche in passato, prima della legge sul federalismo, prima della sua attuazione che sta avvenendo per gradi, le regioni, non solo le regioni a statuto speciale, ma anche le regioni a statuto ordinario, hanno tentato, in realtà c'è stato un unico caso, di istituire un tributo nelle materie che fossero di loro competenza. È quello della ricerca raccolta dei tartufi, istituito dalla Regione Veneto, poi ben presto ritirato, abolito, è stato uno dei tentativi che, come altri, si è fermato di fronte alla difficoltà che c'era e che in realtà c'è anche ora, dopo la legge sul federalismo fiscale, di istituire un tributo nel rispetto di principi di carattere tributario. E a che punto sono le norme di attuazione sul federalismo fiscale in Alto Adige? La norma di attuazione è in corso, in realtà noi l'abbiamo elaborata ancora prima della scadenza del termine previsto dall'accordo di Milano e quindi nei 6 mesi. Dopodiché parte un lavoro di consultazione, di confronto con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e questo lavoro è in buona parte realizzato. Chiaramente abbiamo inserito più contenuti di quelli che i nostri interlocutori avrebbero preferito, ma si cerca di ottenere il più possibile. In questo momento manca una verifica di carattere politico e quindi che va oltre il contributo che i tecnici possono dare. Alice Valdesalici, giurista e ricercatrice dell'Istituto per lo studio del federalismo e del regionalismo dell'Eurac. Facciamo il punto della situazione. A che punto sono i decreti attuativi sul federalismo fiscale a livello nazionale? Allora, la legge delega prevede l'adozione da parte del governo di una serie di decreti attuativi e in teoria questi decreti attuativi dovevano essere adottati nell'arco di 2 anni dall'entrata in vigore della legge, quindi entro il 21 maggio 2011. Di fatto ne sono stati adottati solo 4 su 8 ed è stato presentato un disegno di legge per la proroga della delega di altri 6 mesi. Quindi lo stato dell'arte della riforma direi che è ancora, diciamo,
si tratta di una riforma decisamente ancora in corso, in cui mancano peraltro dei pezzi fondamentali, nel senso che mancano tutti ancora i decreti attuativi che riguardano la perequazione, e quindi il fatto che quelle forme di correttivi finanziari, quindi di quei fondi che prevedono delle risorse aggiuntive per i territori con una ricchezza fiscale, con minore ricchezza fiscale. E quindi è essenziale, prima di poter considerare attuata la riforma, la previsione appunto di questa concreta di come funzioneranno i meccanismi perequativi. E altra cosa che ancora manca è la definizione dei costi standard, e quindi di quei costi uguali per tutti per quanto riguarda quelle prestazioni riferite a servizi essenziali dei cittadini come la sanità, l'istruzione e l'assistenza sociale. Gli accordi di Milano prevedono maggiori spazi di autonomia per le province autonome di Trento e di Bolzano. In che ambiti si concretizza questa autonomia? Allora, l'autonomia si concretizza sia nell'assunzione di nuove competenze o comunque di funzioni e servizi che vengono finanziati dalla provincia, ma che comunque prevedono anche una gestione da parte della provincia, come per esempio l'Università di Trento, che è passata, è stata delegata alla provincia autonoma di Trento, o come dovrà succedere per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali.